No, parlerò veramente in realtà di altre cose. Mi sono venute in mente due parole e rischio di ripetere alcune delle cose che sono state dette, in particolare dal professor Bonfante, ma guardando il mondo della cooperazione, anch'io un po' dall'osservatorio sull'economia civile e quindi da storico, che poi è il mio mestiere, quello che insomma, mi hanno insegnato a fare i miei maestri e quello che penso di aver più o meno imparato a fare meglio, io credo che due elementi, due parole siano fondamentali per augurare almeno 4-5 volte la vita che la Val d'Orcho ha avuto fino ad oggi, mille di questi giorni, cioè l'innovazione e l'investimento. Le guardo appunto da storico, non le guardo tanto né da giurista né da economista come hanno fatto coloro che mi hanno preceduto. Perché innovazione? Perché guardando la storia della cooperazione sociale, poi dell'impresa sociale, io credo che appunto, la loro storia dimostri che le cooperative nascono prima in maniera informale, già dagli anni 60, anni 70, e poi formalizzate dopo il 91, perché sanno offrire qualcosa che non c'è, perché sanno fare innovazione, perché coprono dei settori, degli interventi che lo Stato, il welfare pubblico non è in grado di garantire, di offrire. Quindi offre qualcosa di nuovo, per questo nascono. Credo che se perde questa capacità innovativa il mondo della cooperazione, non solo la Val d'Orcho, ma il mondo della cooperazione tutta, perde molta parte del suo DNA. E tre rischi vedo subito, e questi li vedo più da formatore, da chi gira nei servizi, e da chi ha anche fatto l'educatore per un po'. Il primo è quello di creare degli operatori di serie A e di serie B, perché nel momento in cui non innova più la cooperazione, il privato sociale, chiamatelo come volete, a me non piace tanto né il privato sociale né il terzo settore, ma l'impresa sociale, perché secondo me è importante insistere anche su questo aspetto dell'impresa, nel momento in cui non innova più, l'impresa sociale di fatto si mette a rimorchio del servizio pubblico, vive in funzione dell'appalto, no? Non avendo più una proposta, aspetta di rispondere a una chiamata. E appunto questo con evidenti rischi che credo che più o meno tutti voi sperimentiate o rischiate di sperimentare o avete sentito che altri sperimentano. Primo appunto, la creazione di operatori di serie A, quelli del pubblico, operatori di serie B, quelli del privato. Questo io non vorrei formare né gli uni né gli altri, io penso che quando uno deve formare degli operatori sociali deve formare perché hanno tutti la stessa dignità, soprattutto istituzionali in termini di diritti. Il secondo rischio è quello di non offrire e di non, come dire, non prodigarsi, non pensare a dei servizi migliori, ma di pensare a dei servizi che rispondano a quell'appalto e che quindi costino di meno. Caspita, questo è veramente il massimo della fregatura che noi possiamo dare alle persone con le quali, per le quali lavoriamo. Credo che nel momento in cui rinunciamo ad offrire il meglio, ma cediamo al ricatto di offrire ciò che costa meno, in realtà abbiamo perso e perdendo noi facciamo perdere tutta quella porzione di società alla quale ci rivolgiamo. In ultima analisi, rinunciando a questa vocazione, perché secondo me è proprio una vocazione che ha l'impresa sociale di innovare, di fatto si tradisce buona parte della missione sociale, dell'impresa sociale, cioè quella di essere in grado di cogliere i bisogni ma anche i fermenti della società e di indirizzarli, di offrire delle risposte, di offrire gli strumenti, di organizzarli. Per questo io credo che non debba rimanere una parola astratta l'innovazione, ma che invece la si debba sperimentare sul campo. Non rinunciarsi, non rinunciarvi. Scusate, mai comincio a inventare. Seconda parola, investimento. Sono stato un po' in dubbio, non sapevo se proporre investimento, fiducia, speranza, ottimismo. Poi l'idea di investimento mi sembrava quella più consona anche a sottolineare questo valore dell'impresa sociale. Credo che l'investimento sia fondamentale, l'investimento che l'impresa sociale, la cooperativa, ma anche quella che gli operatori devono fare sia fondamentale. Provo a dirvi solo due o tre delle cose, dei motivi per cui mi sembra, dei campi in cui mi sembra importante investire.
devo dire, impresa e lavoratori mi sembra devono investire sul desiderio di offrire sempre il servizio migliore alla loro utenza. Credo che questo non dobbiamo mai perdere di vista. Credo che neanche dobbiamo rinunciare a investire sull'utilità del lavoro sociale, perché appunto io credo che dove non arriva il lavoro sociale non arriva nessun altro, e quindi noi dobbiamo sapere di avere un'idealità. Certi lavori che vengono fatti dall'impresa sociale, cioè i lavori che vengono fatti dall'impresa sociale, sono lavori che si distinguono dagli altri lavori per l'idealità, per i valori di cui sono portatori, e credo che a questi non dobbiamo rinunciare. Nel momento in cui diventa un lavoro come un altro, forse siamo in burnout, non posso più farlo. Vedo però anche dei doveri di investimento. Ce l'avete con me? No, ma è contato, ma è fatto per un sacco di tempo. Investimento sull'operatore, anche investimento del suonatore, un tiro. Credo che si debba, l'impresa sociale deve investire, maledetto, sulla professionalità, sulla professionalità. Inteso, sono convinto anch'io che appunto nella professione dell'operatore sociale ci debba essere il cuore, come veniva detto, o comunque un'idealità. Nello stesso tempo io credo che investire sulle professionalità voglia dire non aver paura di assumere gli psichiatri, non aver paura di assumere gli infermieri, non solo gli OSS e gli educatori. L'importante è che però sia chiara la missione, cioè se la gestione è sicura, se sappiamo dove stiamo andando, a me, io non faccio la battaglia contro la sanità, scusate, è questo, no, a noi servono tutte quelle professioni. L'importante è che noi sappiamo dove stiamo andando, abbiamo un progetto culturale, valoriale, sociale, assistenziale chiaro. Gli operatori devono anch'essi investire, credo prima di tutto investire su di sé. Investire su di sé secondo me vuol dire prima di tutto chiedere che vengano riconosciuti i loro diritti. In primis quello, e qui faccio il richiamo alla cosa che più mi riguarda, alla formazione, di scegliere, credo che gli operatori siano gli unici che devono scegliere la formazione per sé e per gli operatori futuri. Credo che questo spetti a voi, ci vuole una scelta di coraggio. Chiudo dicendo che come Paolo credo che la fortuna non sia la cosa importante, però non credo che non esista, la penso piuttosto alla Machiavelli, che diceva che la fortuna è femmina e bisogna batterla e urtarla. Erano altri tempi. Allora, per questo non vorrei chiudere così, sembro anche sessista, no, che non è vero, perché riconosco l'assoluto valore del mondo delle donne, ci vuole coraggio. Anche.